Il Padova capolista del girone C di Serie D a punteggio pieno fa visita per la sesta giornata di campionato al Fontana Fredda, allo stadio Omero Tognon. Parte subito bene la formazione di Parlato che qui al sesto minuto va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Sentinelli. Si arriva al nono, c'è questa azione insistita con Ilari che va alla conclusione, Vicario si supera per ben due volte anche sul tap-in di Pittarello, anche se la sua difesa non libera benissimo l'area, quindi può rimbastire un'azione. La formazione biancoscudata, qui c'è l'ottimo tunnel di Nicale, la sfera arriva quindi a Mazzocco, è splendido questo 1-2, così come il destro chirurgico del centrocampista padovano che segna l'1-0, secondo gol in campionato per Mazzocco che esulta con i compagni. Il destro a fil di palo non lascia scampo al portiere. È il 27esimo, il Padova continua a premere, c'è questo colpo di testa, il palo di Bedin, poi la sfera ancora per Mazzocco, c'è il fallo netto con la mano, il calcio di rigore accordato dall'arbitro. Al 23esimo minuto il Padova ha la grandissima chance di portarsi già sul 2-0 dopo due errori. Cunico va sul dischetto e segna al terzo tentativo, non ha paura dopo i due errori dal dischetto. Cunico segna il 2-0 per il Padova al 23esimo, la partita si mette subito in discesa perché al 27esimo c'è questo fallo di Martini, è rosso diretto per l'arbitro, un po' ingenuo qua il centrocampista del Fontana Fredda che sgambetta da dietro Nichele e quindi deve lasciare la sua squadra in 10 dopo 27 minuti. Sembra una passeggiata per il Padova che nel secondo tempo può anche dilagare. Qua siamo al quarto minuto della ripresa, il destro di Ilari è deviato in angolo da Vicario, qua rischia però il Padova al 13esimo minuto perché c'è questa entrata di Nicolini su Florian, l'arbitro assegna soltanto la punizione dal limite, ammonisce il difensore biancoscudato, il pubblico voleva il rigore. Poi su questo calcio di punizione di Ortolan, Petkovic si schianta contro la rete, lo stesso portiere biancoscudato con i compagni a sistemarla. Ancora Padova al 17esimo, Pittarello vuole la gioia del gol ma Vicario sembra avere un conto in sospeso con lui e respinge anche questo pallone. Il Padova insiste, Mazzocco è tutto solo, può seglare la doppietta, invece calcia troppo alto e così il Fontana Fredda riesce a tornare in partita. Al 34esimo della ripresa c'è questa spinta di Dionisi su De Martin, per l'arbitro è calcio di rigore, e al 34esimo minuto lo stesso De Martin va e segna il 2-1 per il Fontana Fredda. Qua teme un po' il Padova la rimonta, anche se al 41esimo minuto il nuovo entrato Petrilli fa il vuoto sulla sinistra, mette in mezzo per Tiboni che segna il suo primo gol all'esordio con la maglia biancoscudata, scaccia le paure. Al 43esimo minuto è 3-1 per il Padova, è sfrenata la gioia di Tiboni che si toglie la maglia e va a esultare sotto la curva, arriva anche una bambola gonfiabile per lui e finisce in goliardia per il Padova. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, il Padova centra la sua sesta vittoria su 6 partite battendo anche il Fontana Fredda.